pareggio tra Venezia e Cesena va bene ad entrambe. A Venezia che rimane sì nelle ultime posizioni ma assieme a tante altre squadre e al Cesena che non ha perso completamente il contatto con le prime. Il Venezia ancora una volta ha palesato tutti i propri limiti in fase offensiva. Sfortunato nelle conclusioni vedi Paolo Poggi e Simonini, ma anche molto confuso nella costruzione del gioco, il Venezia ha sentito la mancanza di un cursore sulle fasce, nella fattispecie Rocco. Così per il Cesena è stato facile chiudere tutti i varchi a gioco centralizzato dei veneziani. Questo è il commento di Attilio Perotti. Sì, quando si fanno punti, oggi abbiamo sofferto, però andiamo a casa con un punto. In altre occasioni abbiamo giocato bene, siamo andati via senza niente, perciò va bene così. Qualcosa da recriminare invece per Rino Marchesi sul primo 0-0 da quando guida la squadra lagunare. Abbiamo cercato di ottenerne due, non ci siamo riusciti, creando anche diverse palle gol, qualche tiro che è uscito di poco, un palo, qualche buona occasione, un po' anche di frenesia dovuta naturalmente anche alle condizioni. Una buona prestazione però. Per il Venezia si presenta un calendario tutto in salita. Domenica se la dovrà vedere con la Casertana, mentre il Cesena riceverà l'Udinese.